Elena Morali e Paola Di Benedetto, all'Isola dei Famosi fanno piangere Bianca Azzei. Isola dei Famosi, Elena Morali e Paola Di Benedetto alleate contro Bianca Azzei, la cantante in lacrime. Il momento del confronto tra Elena Morali, Paola Di Benedetto e Bianca Azzei all'Isola dei Famosi è arrivato. Le naufraghe, infatti, qualche giorno fa avevano discusso, scambiandosi reciprocamente pesanti accuse. La Azzei aveva incolpato Elena Morali di fare il doppio gioco con Paola Di Benedetto, parlando male di quest'ultima alle sue spalle. La cantante, poi, aveva anche raccontato la sua versione all'ex madre natura, senza tuttavia convincerla molto. Paola Di Benedetto, infatti, ha preso a quel punto le difese dell'amica Elena Morali. Visto che le prime discussioni non avevano aiutato le naufraghe a capire dove fosse la verità, Paola Di Benedetto, Elena Morali e Bianca Azzei hanno provato a chiarirsi oggi. Isola dei Famosi, il confronto tra Paola Di Benedetto, Elena Morali e Bianca Azzei. Il confronto tra Paola, Elena e Bianca, però, non ha portato a nulla di buono e, di fatto, ha visto la Morali e la Di Benedetto fare fronte comune contro la Azzei. La Morali, nello specifico, avrebbe confermato la sua versione dei fatti davanti a Madre Natura, e cioè, Bianca Azzei avrebbe davvero parlato male di lei alle sue spalle. La cantante, trovatasi faccia a faccia con le sue compagne di avventura, pur smentendo quanto detto dall'ex pupa bionda, non è stata creduta. Questo l'avrebbe spinta a lasciare le discussioni per dirigersi in tenda dove? Successivamente, si è lasciata andare in un lungo pianto di rabbia. A farla scoppiare sarebbe stata soprattutto una frase di Elena Morali che, rivolgendosi a lei, le avrebbe detto: sei una cantante sull'orlo del fallimento. Le lacrime di Bianca Azzei non convincono Elena Morali e Paola Di Benedetto. Le lacrime di Bianca Azzei, tuttavia, non hanno per niente intenerito Elena Morali e Paola Di Benedetto. Secondo queste ultime, infatti, la cantante sarebbe scoppiata a piangere solo perché avrebbe la coscienza sporca. Di questo ne sarebbe convinta soprattutto la Di Benedetto che, davanti alle telecamere, dichiara di non credere per niente alla Azzei.